Daniel Montalbano, Evgeny Krasnopolsky si sono fatti male proprio questa mattina, Sì, Franca. nell'allenamento di stamattina c'è stata una brutta caduta da parte di lei su un lanciato e purtroppo si è infortunata davvero tanto, ha preferito non gareggiare questa sera. E allora sul ghiaccio la coppia austriaca Stina Martini, Severin Kiefer sono i campioni austriaci e patinano insieme dal luglio 2009. Sono in obbligo dunque con Fabrizio sul tuo commento proprio su Federica e Massimo. Federica e Massimo, purtroppo come ha detto giustamente Franca, hanno commesso questi errori. Il più grosso che ha causato proprio questa caduta del punteggio tecnico effettuato all'interno dei Twizel e poi quelle sbavature che sono veramente dei dettagli piccolissimi che purtroppo però vanno a definire un livello 4 a un livello 2 di un altro elemento come potrebbe essere il sollevamento. Siamo molto tutti quanti dispiaciuti perché comunque negli ultimi allenamenti, soprattutto quello di ieri sera, abbiamo visto Massimo e Federica veramente, veramente preparati, un programma straordinario ed eravamo molto tranquilli, li abbiamo visti sereni, li abbiamo visti preparati, soprattutto dopo il fatto che si sono anche ritirati durante l'ultima prova di Coppa del Mondo e della Russia perché Massimo ha avuto un problema alla schiena. Però sembrava risolta, sono Sì. stati a Filadelfia a preparare proprio questi europei nella miglior condizione Sì, possibile. e proprio con Fabiana e Nathalie, la coppia francese che adesso è in testa, erano i favoriti di questi campionati europei. Inaspettato veramente questa nona posizione dopo solamente lo short dance. Da qua a risalire è veramente dura. Hanno di fronte coppie che non sono sicuramente al loro livello, assolutamente, sia per maturità, per competenza e capacità tecniche e artistiche. Purtroppo hanno pagato veramente tanto questi errori fatti. E noi comunque li aspetteremo alla finale che ci sarà venerdì. Speriamo che qualcosa possa migliorare anche a livello psicologico, perché Federico ovviamente ha concluso la sua prova in lacrime. Sì, io li ho visti, Federica era molto abbattuta, Massimo ha uno spirito sportivo eccezionale, io veramente mi sorprendo sempre del carattere positivo di Massimo, Straordinario, eh? straordinario, ha detto sì, era un rischio che sapevamo di correre, l'abbiamo corso, non è andata bene, ma siamo contenti di averci provato fino in fondo Sì, e perché secondo me anche questo fa di lui un grande sì, sportivo. avevano voluto continuare, hanno Sì, provato non e mollare mai, provarci fino in fondo, c'era questo rischio, era nell'aria, si sapeva, è andata male, pazienza, proveranno domani a risalire comunque. siamo certi di questo, dai, veramente vogliamo essere fiduciosi per Certo. questo. Allora, intanto stiamo continuando a seguire la coppia appunto di Tina Martini e Severin Kiefer, la coppia austriaca. Sì, intanto abbiamo visto la coppia Bielorussia portare a termine un buon programma, praticamente privo di errori, qualche imperfezione sull'arrivo del triplo salto slanciato, una minima imperfezione sulla trottola in parallelo, ma comunque bene. E anche questa giovane coppia austriaca sta andando bene, devo dire meglio rispetto agli allenamenti che abbiamo visto in questa settimana, quindi una buona prestazione per loro. Ed ecco la conclusione del loro programma, lo ricordiamo, le coppie in gara sono 16-15 adesso dopo il ritiro appunto della coppia israeliana, per cui in questo caso non c'è stata la necessità di dover disputare i preliminary round, Franca. Sì, niente qualificazione per le coppie, per le nostre coppie, perché le qualificazioni sono previste solo qualora il numero dei partecipanti, degli iscritti alla gara superi 21. Non è così in campo europeo, probabilmente sarà così in campo mondiale, ma anche lì se la coppia designata sarà Stefania e Ondrej, avendo loro conseguito un undicesimo posto l'anno scorso ai campionati del mondo, in automatico hanno l'accesso diretto e non devono disputare la qualificazione neanche a Tokyo. Questo è un bene perché a questi livelli dover eseguire un libero il giorno prima, soprattutto anche magari in queste condizioni di freddo, eccetera, poi ricominciare da zero la gara short e libero, Certo. insomma è un bel peso in più che si aggiunge sulle spalle degli E atleti. infatti era proprio quello che dicevano tanti dopo aver fatto la preliminary, che la difficoltà era di partire subito con il libero. Insomma, Esatto. qualcuno l'ha preso un po' più sorridendo, dicendo che è come se fosse un allenamento in più. Altri giustamente hanno detto che era proprio complicato fare questo. Sì, più che altro è un dispendio fisico ed emotivo importante, soprattutto quando poi tu devi andare a gareggiare per postazioni importanti, hai bisogno di avere veramente tutta la concentrazione e tutta l'attenzione e doverle
così diluire giocandosene in parte con la qualifica, anche se è una qualifica dove al 99% poi si passa e si sa di passare, non sembra poi equo rispetto a chi la qualifica non certo. La deve andare a completare. Ci sono ancora delle cose che non vanno proprio nell'accesso, ma è una regola nuova e come tutte le regole necessita un pochino di assestamento. Io credo che l'anno prossimo cercheranno di cambiarla un pochino e renderla un po' più equa per tutti. E intanto continuiamo a vedere proprio i particolari della prova svolta dalla coppia austriaca, 17 anni lei, 20 anni lui. Tra l'altro Severin gareggia ancora nel singolo, nel 2008 infatti rappresentò proprio l'Austria ai campionati mondiali junior e nel 2009 ha conquistato la medaglia di bronzo nel singolo ai campionati nazionali e continua a gareggiare, questa particolarità che gareggia sia nel singolo che nelle coppie e sono in attesa del loro punteggio, Frank. Vediamo se rispecchia 34-74, sicuramente sono andati molto sotto rispetto alla coppia precedente che aveva 41-51 e quindi in questo momento ovviamente sono alle loro spalle, è giusto Franca? Sì, hanno degli elementi più facili rispetto alla coppia precedente e sicuramente dei components più bassi.